Ciao bello, sono Lodidis e siamo sull'analisi del replay. Aspetta, il volume altissimo. Ok, siamo sull'analisi del replay di iscritti. Questo è di Bazzi. Ha mandato il tier su Tipe e ti ricordo che se vuoi analisi replay basta che compri il tier su Tipe, link in descrizione. Oppure semplicemente se sei sub su Twitch è l'analisi gratuitamente. Ma per favore non fare la sub solo se vuoi fare l'analisi replay, perché la coda è lunga e con un solo mese non ce la fai. Detto questo, siamo a Diamante 1 in solo queue e ricominciamo perché mi sono perso un po'. Allora, battuta, va bene, una mezza fast, una mezza... mi butto sul pallone per forzare una direzione, va bene, su 3v3. Quel compagno dentro la porta, hai dovuto... questo movimento, ad esempio, vedi, questo è... potrebbe essere un taglio, comunque, è andato davanti. Però qua c'è il compagno messo lì sul secondo palo a non fare niente. Il primo uomo ha tagliato, quindi un bel casino. Lui anzi ha mentuto la calma, in quel mini taglio ce l'ha fatta. Questo tocco l'avrei evitato, perché avevi poco boost, e questo dodge... soprattutto questo dodge l'avrei evitato. Senza boost, ormai è inutile. A terra usa il wave dash e torna. Velocizza i tempi di recupero. Fin qua ci siamo e questo è gol. Non so che è successo, ma va bene così. Questo è il secondo o la terza analisi che fa... la seconda o la terza analisi che faccio a Bazzi, non mi ricordo. Ho già fatto un paio. È un paio, non lo so. Una è un paio. Comunque già l'abbiamo visto giocare. Allora, questo è un errore che ho fatto anche l'altra volta, un altro ragazzo nell'analisi. Non hai letto bene il rimbalzo, quindi altro dettaglio su cui ti puoi soffermare mentre ti alleni. Che scatto. Da qua ti devi mettere già in direzione del rimbalzo, invece ti sei messo 6 secondi il pallone sul muro. Qua c'è, no, questo non mi piace, il tuo compagno. Guarda, già, dove vedi che è là? È atterrato pure abbastanza bene, quindi aspetta. Va bene che dici tu, è stato spinto, ero insicuro, però... evita, soprattutto con i random. Di nuovo c'è lui, vai via. Ha tagliato lui, vabbè, dai. Però non ti andare troppo. No, oh mio Dio. Vabbè, è recuperato, va bene, va bene. Va bene seguire, per me è praticamente tuo. Di nuovo questo dodge è un po' inutile. Devi tornare più verso il centro, sarebbe meglio. Che vedi che è lontano dall'azione. Qua c'è di nuovo casino. Wave dashino, perfetto. Di nuovo c'è il tuo compagno sotto, prendi posizione. C'è quel ragazzo, questo cacci-zimmi, non lo so, non vedo perché è un video, quindi la qualità è quella che è. Però taglia veramente tanto. Qua saltare non ti conviene. Perché il per jump di prima ci stava perché voleva andare per il dunk e l'avversario ha mancato il pallone, là ci sta. Questo qua no, perché a parte la lettura di nuovo è sbagliata, quindi lettura del pallone dobbiamo migliorarla. Sia dal muro sia dal tetto. Non ti allargare troppo qui, è giusto il movimento, perché ti sei allargato un po' troppo all'inizio e chiuso troppo presto alla fine, guarda. Ti sei allargato un po' troppo qui e poi comunque sei entrato verso il centro, quindi pure questo. Non c'era bisogno di allargarsi così tanto e soprattutto cerca di rientrare mai un po' più efficiente. Va bene il secondo palo, però ti sei allargato troppo e poi ti sei entrato stretto. Va bene, qua seguire, prova a prendere il boost, prova a bumpare magari il... vedi, rientrare così, rientri davanti ai compagni. Però ovviamente là ci dovrebbe essere un compagno, e forse c'è anche quello verso il centro. Quindi tu rientrando in questo modo, tagliando verso il lato, ti metti davanti a loro. Quindi un po' più ampio e disinteressati al pallone. Eri vicinissimo a bumpare il compagno là, Sotto un po' insicuro. Non so se sei stato spinto all'avvertire il compagno, non lo so. Questi tre in porta. Se vedi due in porta, vai sul muro. Te ne hai visto uno. Però comunque se già ce n'è uno in porta, o vai verso il centro, quindi cerchi di tagliare il passaggio, l'eventuale passaggio, o vai verso il muro, o vai sul muro. Questa è entrare nella stessa posizione, saltare dentro, ecco. Gollino. Ok, al momento devi essere un po' più tranquillo nei movimenti. Cerchi di rispettare un po' di più i compagni e essere un po' più ordinato.
Perché è sempre meglio essere quello che porta ordine all'interno del team. Vedi, i movimenti li fai abbastanza bene, però poi ti perdi. Poi qua dovevi stare più o meno qui, un po' più avanti verso il secondo palo. Però che fa? Ogni volta avanzi troppo e ti ritrovi in una posizione sbagliata. Qua devi... hai avanzato troppo e ti sei accanto al tuo compagno. E quindi questo pallone sta per entrare al pelo. Quindi cerca di non avanzare troppo. La posizione è giusta, però poi continui a camminare senza rendertene conto e ti ritrovi in una posizione sbagliata. Voce di romontaglio, però dico, ci può stare. Se secondo il pallone, se secondo lui, quindi non ci andare tu. Se vedi i compagni seguono e tagliano, non ci andare, aspetta. Alla battuta abbiamo Bakalam. Ah, non erano in due a battere. Va bene. Questo doppio boost preso non mi piace tanto. Perché va bene che non c'è nessuno, né avversari né compagni, però questo salto è stra inutile, ma lo sai già. Vedi, questo evento era molto meglio. Ti sei recato ancora un po' troppo e sei rientrato ancora... No, vabbè, dentro è giusto, perché ha scattato un po' l'ho visto. Questo è stato giusto. Ti sei solo largato un po' troppo. Però va bene. Questo è bello stretto verso... Va bene questo come rientro. No, perché? Vabbè, che avevi tu l'open, effettivamente, fammi vedere. Erano entra fuori. Tu avevi l'open. Poi diciamo, fai fare... Non lo so, a me non piace questa scelta. Andarci da davanti... Va bene che tu hai il tiro. E lui non doveva andarci. Questa è la situazione in cui... Diciamo che il compagno qua non lo sapeva. Anche se comunque penso... Non so che è successo. Comunque, mettiamo che sei annunciato dai tre. Non c'è il tiro. Tu hai il tiro. Provi a tirare. Lui si mette in mezzo e quindi non succede niente alla fine. Esce una bella merdina. Forse c'è un compagno che salva lì. No. Però magari... Lui in quel modo la sta passando al centro. Ed il compagno era pronto. Quindi tu ti sei messo in mezzo. E quindi poi non avete sentito per questo. Quindi non lo so. Se si sta giocando seri... Preferisco non andare mai sugli altri compagni. Falli fare l'azione e poi se ne parlo. Anche che sei 3-0, rischi tanto, non ti conviene. Cioè, panicare in quel modo non ti conviene. Ah, quanto forte sto passaggio. Piano, piano. E rientri sempre verso i boost guide. Qua perché? Qua stavi creando un casino perché ti fissi troppo a tornare sui boost. Qua devi... Sei messo qui, torna dal centro. C'è un sacco di boostini. Torna in aria con almeno 60 di boost. 1, 2, 3, 4. Tutti devi liberati quei 4. Invece no, ti fissi con quello dell'angolo. Hai pure visto il compagno andarci e comunque ti sei impuntato. Questo è sbagliatissimo come movimento. Non te lo voglio vedere fare mai più. Devi rispettare di più la posizione dei compagni e i loro movimenti. E soprattutto, torna più dal centro e meno sotto pallone. Sei troppo sotto il pallone quando rientri. Vedi? Subito ti allarghi, senza neanche vedere cosa sta succedendo. Come devi stare un po' vicino, poi ti vedere sta succedendo e poi andare. Corri troppo verso i boost. Qua ti hanno spinto e non ti conviene adoggiare. Qua ti conviene aspettare un po' e poi eventualmente recuperare. Qua vediamo, vedi l'azione, vedi attenta verso il boost dietro. Prenderti i boostini li consideri veramente poco. Quindi rimbalzi del pallone. Un po' più rispetto dei compagni, anche se loro tagliano tu te ne freghi e tu sei quello che non taglia. Movimenti un po' più ampi quando torni in difesa dal centro, dall'attacco soprattutto. E invece un po' meno ampi quando cerchi di entrare vicino alla porta, perché ti allarghi un po' troppo e rientri comunque un po' troppo stretto. Io mi soffermerei su questi, che sono abbastanza cruciali come punti. Quindi siamo là, più rispetto dei compagni, più rispetto delle posizioni. Cerca di non avanzare troppo col cervello spento quando guardi il pallone, ma cerca di capire dove sta andando e dove puoi metterti per essere in posizione migliore. E sei più attento alle posizioni di tutti in campo. Fammi sapere come va, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.